Buonasera e grazie per l'opportunità che mi state dando di poter dare qualche chiarimento in materia. Gli illeciti che le banche fanno a danno dei cittadini e degli imprenditori. Quali possono essere? Ah, quello che questa azienda scopre in massima parte è l'usura. Che ce n'è tantissima nei conti correnti, usura oggettiva, usura soggettiva e anatocismo. La crisi, signori, ormai la vediamo, la sentiamo tutte le sere al telegiornale, la leggiamo sui quotidiani, sui settimanali tutti i giorni e ci è nota. E questa crisi cosa genera? Genera il fatto che non ci sono ordini per le aziende sono in crisi, mettono in cassa integrazione, licenziano i dipendenti, chiudono, creano quindi anche un volano ulteriore di crisi e si sente parlare, no? Ultimamente della pesante recessione gravata anche, quindi senza entrare in questioni politiche o polemiche politiche, dal fatto che si facciano determinate riforme che possano essere produttive alla ripresa economica. Se nel nostro paese ci sono cose strane come questa dei suicidi che fino ad oggi non si erano verificate, qualcuno che ha in mano le leve del potere e della giustizia sociale dovrebbe porsi meglio e più profonditamente delle domande e andare un po' più in profondità. Perché ricordatevi che le banche sono comunque un'importante istituzione per il nostro paese e noi non vogliamo demolire e demonizzare le banche, vogliamo solo dire che però devono fare il loro mestiere senza rubare, senza mettere illecitamente le mani nelle tasche dei loro clienti correntisti. Un comportamento incredibile da parte degli istituti di credito che, anziché aiutare le aziende, anziché sedersi a tavolino e trovare delle soluzioni, le banche, che probabilmente sono più in crisi dei nostri amici imprenditori, pensano a salvare se stesse e che cosa fanno? Li fanno rientrare, gli tagliano gli affidamenti, gli negano gli affidamenti. Non so se vi siete accorti o avete sentito ultimamente, ma non è mai successo negli ultimi 30 anni che in 4 mesi 150 imprenditori si suicidassero. E una cosa di questo genere è molto grave ed è un segnale che non può essere sottovalutato. È solo la punta dell'iceberg di un disagio veramente grande e profondo.